Raga, tavole criminali Decathlon. Allora, adesso vi spiego tutto. E dopo un anno, eccoci qua, con la tavola pro di Decathlon tra le mani. Me l'avete chiesto in tantissimi, avete commentato in tantissimi pro sotto al video dell'anno scorso e ce l'ho fatta. Sono riuscito a recuperarne una e non vedo l'ora di provarla insieme a voi. Con noi oggi anche la mascotte del canale, ma a mio rischio e pericolo ho deciso di paragonare la mia tavola, che è una classica 7 strati legno d'acero canadese, con la tavola di Decathlon, che in realtà è molto più di questo. Non ha uno, ma ben due strati di fibra di vetro che la dovrebbero rendere super resistente, a un costo di 70 euro, che in realtà non è malaccio, sembrano tanti 70 euro, considerando che le tavole con la stessa tecnologia costano 90-100 euro almeno. Ora, prima che i più pistini di voi mi correggano, ci sono altre tavole con dei rinforzi in fibra di vetro che costano meno, che costano uguale a questa tavola. Si tratta delle tavole Impact, hanno solo un rinforzo, per quello sono così esaltato. Basta, basta, montiamola, setappiamo questa tavola e vediamo cosa succede. Incredibile sto coso, comunque lo sto sfruttando tantissimo e sto provando a ricrearlo. Fatemi sapere se vorreste vederlo in un merch del canale. Momento catartico, il taglio del grip. And here we go! Sei leggera. E con molta tristezza devo dichiarare in disuso la mia prima Cuzco Deck. Raga, credetemi, non scherzo quando dico che è la migliore tavola che abbia mai skateato. Queste sono le condizioni dopo 2 mesi di skate intensi. Si è comportata benissimo e potrei continuare a skatearla probabilmente per ancora 1 mese o 2. Sono davvero contento del prodottino che è uscito fuori. Esco, raga, ce l'abbiamo. È leggerissima, sottilissima. Ora bisogna capire come si skate. Started like a real new anthem. Shawty summer wildin', now she think a new anthem. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Allora, due considerazioni non a caldo. Di più che a caldo, un ottimo prodotto perché si sente. Ora non so a lungo andare, ma in questo momento ha un pop, una reattività incredibili. L'unica cosa sono le forme, che però quelle sono molto molto soggettive. È molto leggera, che la senti poco sotto i piedi, poco la presenza della tavola, però è sicuramente un ottimo fattore perché è meno difficile da far alzare. Continuiamo, mi ci devo abituare, però non me l'aspettavo. Poi mi chiedo perché di tutto lo skate, perché c'è qua dietro la telecamera, mi sono messo a skateare un pezzo di cemento. I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my... La risposta in realtà è semplice, sto provando a capire come si comporta in flat senza troppe cose in mezzo. C'è un problema, la mia caviglia continua a fare male. Giuro che non era voluto. Però almeno abbiamo il test impatto, devo dire che comunque... ha detto bene. I don't see it coming to an end like Legato. Get chipped like Staccato, send a wave through the hood, now sounding like Burrato. Why you eat bread with avocado? We've been trying to die shells before it landed on tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming, they've been scheming when the birth of a nation came from black.
a scuola insegnano che non si deve bestemmiare. Cosa stanno facendo su quel box? Giorno numero 2, sto tornando al park con la tavola di Decathlon in groppa. Vediamo cosa succede. Sono contento della skateata di ieri, sono contento dei feeling che mi ha dato. Mi devo abituare, però sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ma dopo ne parliamo meglio. Adesso voglio skateare. Che pace, spero che rimanga così perché ieri è stato il delirio. Per niente riscaldarsi, ma ce la faremo. Non sono abituato. Ne ha di coppe, ne ha. Sono proprio i tempi che li devo un po' cambiare per adattarmi. Chiudo questo drift e facciamo un po' di considerazioni. Allora, in questo momento abbiamo testato tutto quello che potevamo testare e posso darvi qualche feeling prima di provare dei trick un po' più complessi e capire effettivamente com'è questa tavola. 5 strati di legno, 2 di fibra di vetro. Va bene, va strabene. Però, c'è un ma. La consiglio per tutti in questo momento. Ricordiamoci che costa 70 euro. E non è una tavola fatta per chi sta iniziando a skateare. Cioè, non so se io, ma proprio io, personalmente, sarei disposto a spendere 70 euro per questa tavola. Perché non ne ho bisogno. Cioè, questa tavola, secondo me, e anche dalla descrizione che danno, è fatta per chi rompe tante tavole ed è a un livello molto avanzato di skateboarding. Perché nell'effettivo 70 euro sono tanti e si trovano delle ottime tavole a molto meno. Per fare un esempio, nemmeno troppo velato, la mia Cuzco costava 55 quando era ancora disponibile. E tu cosa ne pensi di questa Decathlon da 70 sbleuri? I'm really him, don't believe me, come and see me. Got 3 wishes from my genie, now I'm on your local TV. Y'all don't talk about demons, say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, oh God. Walk up in this light. Yeah, I'm really him. Si sta comportando veramente bene. Più ci prendo la mano, più si riesce a skateare bene. Per cui vi provo un trick che non ho mai chiuso, però visto che mi gira, perché no? Provato, pensato prima. Che lotta, ma nemmeno troppo lotta in realtà. Pensavo di metterci molto di più e ora la cosa più sensata che mi viene da fare è unire questi trick. So, alla fine questi video dove provo le tavole, dove provo i prodotti, mi spingono a portarvi semplicemente in una sesh con me. Però se riesco a fare trick nuovi che non ho mai provato, vuol dire che sta facendo il suo lavoro. E in questo caso lo sta facendo bene. Ci sarebbe da provarla in street e vedere come si comporta e quanto si distrugge a skatearla in condizioni non favorevoli allo skateboarding. Fatemi sapere se volete una street sesh con la Decathlon qua sotto. È venuto il momento di farsi male. Perché faccio queste cose? Ragazzi,
Raga, what the fuck, ho appena iniziato a skateare. Ed è così che è iniziata una delle battle più intense da quando sono tornato a skateare. Sia perché era difficilissimo concentrarsi tra bambini sul monopattino, bambini sulle bici, bambini e adulti sulle bici, sulle rampe, sia perché continuavo a fare sempre gli stessi errori e atterrare sempre nello stesso modo. Era veramente sketch, però ho preso un'insaccata alla caviglia che mi fa male. Try. Raga, sono stramareggiato, tanto. Questa non è colpa della tavola, ma colpa mia. Ho deciso di provare un trick che non avevo mai provato. E penso che voi lo sappiate meglio di me, non sempre, nonostante hai tutte le basi per farlo, riesci a chiuderlo quel giorno. Per cui torneremo, lo chiuderemo, il mio cane qua che mi aspetta, poverina, è da l'una che stiamo skateando, 1:30, sono 4:30. Mi sto abituando sempre di più alla tavola, sempre meglio, è una figata, si skata molto bene. È diversa da una tavola normale, è molto diversa da una tavola normale.